Il 20 maggio di 10 anni fa moriva Renato Carosone. Oggi Federico Vacalebre, biografo ufficiale del grande maestro, lo ricorda in un libro. Un omaggio fatto di ricordi, immagini e sentimenti, racconti inediti di vita vissuta. Il volume è stato presentato in anteprima nazionale alla Feltrinelli di Piazza dei Martiri a Napoli. Carosonissimo è un libro per ricordare l'americano di Napoli. L'autore italiano, non solo napoletano, più suonato nel mondo, tuo fa l'americano, ha superato Volare, ha superato Sole Mio. Il grande innovatore della canzone napoletana è quindi italiana. Carosone si ritirò nel 59, nel 60 morì Buscaglione e poi la canzone italiana si riconsegnò Armi e Bagagli alla melassa sanremese, ai trottolini amorosi, alle vipere o a quelli che fanno l'amore in tutti i luoghi, in tutti i laghi, in tutti i modi. Per la realizzazione di Carosonissimo Vacalebre si è avvalso della collaborazione di esponenti della musica italiana e dell'arte in generale. Hanno raccontato la loro esperienza al fianco del grande musicista partenopeo, personaggi del calibro di John Turturro, Vinicio Capossela, Renzo Arbore e tanti altri. Innovatore in un periodo in cui erano in voga melodie del sapore melanconico e romantico, Carosone riuscì a dare una sferzata di allegria al panorama nazional popolare, fondendo e contaminando ritmi e generi differenti. Nacquero così successi come Tu vo fa l'americano e Caravan Petrol.